Salve a tutti! Oggi è il 29 novembre e oggi ci sono tre avvenimenti importanti. È il Black Friday, quindi la giornata in cui abbiamo sconti un pochettino dappertutto. Abbiamo un altro sciopero per il clima, i famosi Friday for Future, portati avanti da Greta, o meglio da migliaia di studenti in tutto il mondo che seguono l'esempio di Greta. Ed è l'anniversario del canale, perché 2 anni fa a quest'ora usciva, o meglio non a quest'ora, vabbè, ma chi se ne frega, pubblicavo il primo video sul canale. Anche qui in realtà era il secondo, perché avevo già pubblicato l'installazione di un impianto Tesla anni fa, nel 2015, però è da 2 anni che pubblico in maniera costante video tutorial sul canale. In questo primo video mi concentrerò principalmente sulle offerte del Black Friday. Ci sono per poco tempo, quindi il video deve uscire subito, in fretta. Nei prossimi giorni invece usciranno alcuni video fondamentali inerenti il canale, con alcuni progetti, alcune riflessioni e alcune sorprese particolari per l'anno nuovo. E se guardate bene intorno c'è già qualche indizio. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Dopo aver fatto qualche sondaggio su Instagram e su Facebook, quindi se vuoi partecipare ai sondaggi seguimi anche su questi social, ho visto che siete stati tantissimi interessati a questo video, ossia a un riassunto delle offerte principali inerenti l'ambito green, l'ambito delle energie rinnovabili. Se guardi questo video, se sei iscritto al canale, sei sicuramente una persona che è sensibile a determinati argomenti, ma parallelamente stai nel concreto cercando informazioni per la tua abitazione, per la tua casa, per la tua ristrutturazione. Per questo il video è strutturato in 2 sezioni. Nella prima sezione ti descriverò in sintesi le offerte principali per tutti quelli che sono i prodotti green del quotidiano, quindi le classiche borracce, i classici accessori per vivere in maniera sostenibile. Mentre nella seconda parte mi concentrerò principalmente su quelli che sono alcuni attrezzi, alcuni articoli utili per rimodernizzare casa, per ristrutturare casa, quindi nella sezione del fai da te. Partiamo subito con un kit di posate ecologiche in bambù. È un kit ecosostenibile proprio perché il bambù è sì una pianta, ma è una pianta che cresce talmente in fretta ed è talmente resistente che viene sempre più spesso utilizzata sia nella creazione di accessori come queste posate, sia anche nella costruzione di edifici, perché ha delle caratteristiche molto particolari. Quindi è sicuramente ecosostenibile e rinnovabile. Questo kit è consigliato principalmente a chi, per motivi di lavoro, si trova spesso a mangiare in giro. E quando vai al self-service, quando vai al ristorante, quando fai pausa pranzo in giro, soprattutto nei centri commerciali, spesso ti danno posate in plastica. Avere questo kit lavabile in bambù è un modo concreto in cui si può ridurre la plastica monouso nella nostra vita quotidiana. Collegandomi all'ambito dell'alimentazione, troviamo un kit di sacchetti in cotone organico riutilizzabili. Quando vai a fare la spesa, quando vai al mercato, quando semplicemente devi portarti dietro qualcosa, invece di utilizzare sacchetti in plastica o in bioplastica, fortunatamente sempre più frequenti, queste borse in cotone organico sono riutilizzabili. E sono riutilizzabili, ma soprattutto ecosostenibili. Altro prodotto che ti vado a consigliare sono questi coperchi in silicone riutilizzabile. Sono prodotti utili che possono andare a sostituire molto spesso sia la pellicola trasparente che la carta stagnola per andare a coprire determinati contenitori, per andare a trattenere il calore in una pentola, per esempio. Attenzione, questi modelli qua sono modelli rigidi, ma navigando sullo store di Amazon potrete trovare tranquillamente tantissime altre offerte e anche dei coperchi estensibili, dei modelli elastici che sono stati realizzati per andare a simulare quella che è la pellicola trasparente messa solitamente su un contenitore. Infine, non vado ad elencarti le decine di offerte relative alle classiche borracce. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le marche. Sono spesso offerte a tempo, quindi può capitare che stamattina ci siano delle offerte su determinate borracce, nel primo pomeriggio altre, la sera altre ancora. Come hai potuto notare, questi primi 4 prodotti nell'utilizzo quotidiano sono legati al concetto di riutilizzare, di evitare lo spreco, di evitare l'inquinamento. Mentre il quinto ed ultimo prodotto è un prodotto che ho provato in prima persona, che è fighissimo, che è il Ninebot by Segway, ossia il monopattino elettrico per la mobilità quotidiana, per la mobilità cittadina. Su questo bisogna fare attenzione perché la normativa è in via di definizione, ogni comune ha delle leggi particolari, quindi informati prima di acquistarlo e approfitta delle incredibili offerte del Black Friday
In descrizione trovi tutti i link ai prodotti che ti ho appena descritto, che sono tutti prodotti che trovi sullo store di Amazon, la cui spedizione è gratuita per tutti coloro che sono iscritti a Prime. Prime è il servizio di abbonamento con Amazon, che puoi provare gratuitamente per 30 giorni e poi disdire, che ti permette di avere incredibili sconti, la priorità su alcuni sconti, ma soprattutto la spedizione gratuita nell'arco di un paio di giorni. Finita questa prima parte legata al mondo del quotidiano, passiamo al mondo della ristrutturazione, al mondo della casa, vedere un pochettino quali sono i prodotti che sono in offerta, che puoi utilizzare per cercare di rendere più ecosostenibile la tua abitazione o almeno rendere più semplice il tuo lavoro. Partiamo con questa bellissima scala telescopica. È una scala leggerissima, comodissima da portare in giro, utile per raggiungere altezze più disparate. Molto spesso ce l'abbiamo in cantiere e davvero è comoda, soprattutto leggera, compatta, che una volta utilizzata la puoi riporre facilmente in uno sgabuzzino, in garage, nella classica stanza degli attrezzi. Rimanendo nell'ambito del fai da te, dei piccoli lavori domestici, troviamo sconti su tutto lo store di Bosch. Non stiamo parlando di prodotti sottomarca, ma di Bosch. Ci sono trapani, avvitatori, valigette, punte, metri e tantissimi altri prodotti del catalogo Bosch in offerta. Lo store è molto completo perché puoi decidere di comprare solo le batterie, solo l'avvitatore, avvitatore, batterie e punte, solo le punte. Quindi se hai già delle punte puoi concentrarti anche solo sul trapano, sull'avvitatore. Le migliori offerte te le lasciate in descrizione, ma trovi anche un link che ti manda proprio alla pagina del catalogo Bosch. Altra macro categoria dei prodotti per il fai da te sono quelli di Black & Decker. Anche lì tantissimi altri sconti. Non voglio dilungarmi troppo perché i prodotti bene o male li conoscete, sono sempre trapani, avvitatori e simili. Per migliorare invece il comfort domestico e i consumi domestici, ci sono altri due o tre prodotti molto particolari. Lampadina LED con filamento. Lampadina LED sullo store è pieno, sia tradizionali che domotiche, che quindi gestibili tramite smartphone, tramite Google Home, tramite Alexa e simili. Questo prodotto qua però riesce a unire l'efficienza energetica all'estetica, perché hanno un filamento a LED. A livello estetico l'impatto è sicuramente diverso, e anche come colore, come temperatura colore, sono luci leggermente più calde. Per migliorare i consumi elettrici dell'abitazione ti vado a consigliare questa spina con controllo dei carichi. È una semplicissima spina, ha un costo molto piccolo, ma ti permette di andare a monitorare il consumo di un determinato elettrodomestico o di una serie di elettrodomestici. Perché? Perché tu vai a interporre questa spina tra i carichi, tra la ciabatta a cui sono collegati tutti i carichi e l'impianto elettrico di casa, in maniera tale da monitorare esattamente quanto consuma un determinato elettrodomestico. Qual è l'utilità concreta? Semplice, la consapevolezza ti permette di vivere meglio. Più o meno quando sei in macchina, se hai la consapevolezza di quanto stai consumando a seconda di quanto schiacci il pedale, istintivamente siamo un po' tutti genovesi, quindi appena vediamo che stiamo consumando troppo, vediamo di porre rimedio. Abbandonando il mondo elettrico, passiamo al mondo del riscaldamento, che forse è la voce e la spesa che incide di più sul bilancio delle famiglie, soprattutto nel nord Italia. Ci sono tantissimi cronotermostati in offerta, sia i più tradizionali che quelli domotici. Tra quelli domotici te ne consiglio principalmente due, Tado e Netatmo. Qual è la differenza tra un cronotermostato domotico e un cronotermostato tradizionale? Semplicissimo. Il cronotermostato domotico, a cui puoi abbinare le testine termostatiche domotiche, trovi un kit esempio in descrizione, come il kit di Tado che ti sto facendo vedere adesso, di cui trovi il link in descrizione, ti permette di andare a regolare stanza per stanza attraverso le testine o a livello ambientale attraverso il termostato il comfort ottimale in funzione di quelle che sono le tue abitudini. Infatti, oltre a un monitoraggio della situazione, che come ti ho detto prima ti permette di andare a ottimizzare i consumi, la gestione remota e l'intelligenza artificiale permette a questo sistema di attivare l'impianto di riscaldamento in maniera più performante. Con un termostato tradizionale tu vai a impostare l'orario di accensione. L'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento o la temperatura impostata non significa necessariamente che l'impianto e la casa sia in temperatura che raggiunga la temperatura impostata, perché semplicemente c'è un ritardo, cioè il termostato dà il consenso, la caldaia parte, l'impianto inizia a scaldare e dopo X minuti, X ore, la casa raggiunge il comfort. Grazie a questi cronotermostati domotici, l'intelligenza artificiale permette di prevedere l'accensione. Quindi tu imposti che alle 7 di mattina ci devono essere 20 gradi e il termostato in autonomia, in funzione di quelle che sono le condizioni meteorologiche, le tue abitudini, e dopo aver studiato come reagisce casa, sa quando deve partire per poterti dare casa calda a quell'ora, in maniera da ottimizzare i consumi.
perché molto spesso se tu accendi il riscaldamento alle 5 di mattina per avere casa calda alle 7, forse un giorno alle 7 è calda, forse un altro giorno, perché le condizioni sono più miti, alle 6 e mezza casa è già calda. L'impianto ha già raggiunto temperatura quando a te non serve e quindi stai sprecando. Altre possibilità le abbiamo con il sistema GPS, cioè quando mi allontano da casa in automatico l'abitazione va in modalità eco. Quando mi sto riavvicinando a casa, quindi il termostato capisce che sei partito da lavoro e stai tornando a casa, riparte per mettere l'abitazione in modalità comfort. Ed è grazie a un sistema come questi che molto probabilmente riuscirò a montare, grazie alla consapevolezza del cliente che ha termostati e testine Tado, una pompa di calore da 9 kW su un impianto a termosifoni all'imbocco della Val d'Aosta. Ovviamente documenterò il tutto, quindi se non ti vuoi perdere questo impianto particolare, iscriviti al canale e rimani aggiornato. Questo è tutto, trovate in descrizione tutti i link agli articoli che ti ho appena citato all'interno di questo video. Approfittate di queste offerte, continuate a seguirmi su tutti i social, Facebook e Instagram, dove vi aggiorno su quelli che sono i movimenti e vi do informazioni aggiuntive. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!